aspettava la nomina, insomma, alla Caritas diocesana Foggia Bovino? La nomina è stata inaspettata, però anche felicissima di averla ricevuto e anche onorata, perché Monsignor Ferretti lo ci conosciamo da 8 mesi, come d'altronde tutti quanti, è a Foggia da 8 mesi, però come ho sempre detto non ci ha mai lasciati soli, ci ha sempre coinvolto in tutte le sue iniziative di inclusione, quindi per gli ultimi e con gli ultimi, sempre insieme a tutte le organizzazioni del territorio, coinvolgendo anche la nostra comunità civile. Quindi anche le istituzioni, quindi sono veramente onorata e spero di poter portare avanti, come ho sempre fatto come operatrice da ormai 10 anni in Caritas, spero di poter portare avanti anche questa nuova missione, sempre insieme agli altri. Questo è un territorio difficile sotto certi aspetti, ma è anche un territorio che poi nelle difficoltà ha dimostrato tanta solidarietà. Come cambierà la Caritas da domani? Se cambierà, ovviamente. La Caritas sicuramente mira nell'ampliare i suoi servizi, perché la nostra città di Foggia è una città molto esigente, ci sono diverse difficoltà, ci sono tantissime comunque sia bisogni e quindi noi dobbiamo essere a pari passo a questi bisogni. Quindi cercheremo sicuramente di attivare nuovi servizi, attivare nuove sezioni come Caritas Diocesana insieme a Monsignor Ferretti che sempre ci appoggia su tutto quello che noi facciamo, coinvolgendo anche i nostri volontari, che io ringrazio veramente tanto, che in questi anni non ci hanno mai lasciati soli e che ancora oggi sono presenti. Quindi sono veramente felice di poter continuare e di poter portare avanti questa missione insieme a tutti coloro che nel cuore hanno e sentono il bisogno di sostenere il prossimo.